E allora ragazzi, continuiamo il sogno Leyton Orient, siamo in testa, possiamo ambire alla promozione diretta. Mi raccomando, prima di cominciare un bel like, una notizia, iscrizione, porca miseria, sto filo maledetto. E cominciamo subito, perché come abbiamo visto dall'ultimo video, siamo già in clima partita contro il Mansfield Town, 21esimo, quindi si prospetta una partita abbastanza semplice sulla carta. Andiamo avanti. Bene, 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 loro scendono in campo con un bel 4-1-4-1, vai. Allora, non abbiamo nulla da perdere, prendiamoci questa vittoria, bella, bella, dai, di forza, via, 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 subito, va, si parte, belli possenti. Calcio di punizione, McCallum, qua ci aspettiamo proprio una goleada, sinceramente. Wilkinson, colpisce di testa, certo, qualora iniziassimo a centrare la porta, potremmo anche ambire a fare qualche gol. Maynard tira, Viguru però la para, bravo il nostro portierone. Cartellino giallo è Bu Adams. Ancora però il Mansfield, che nonostante giochi in trasferta, sta attaccando. Già la seconda azione pericolosa. Menard di testa, di testa, di testa. Tutte teste, tutte di testa. Che sono delle foghe. Brewster, calcio d'angolo che va a battere proprio lui in mezzo. Happe, il tiro. Oh, ci voleva tanto. Che palle, dai, su. Motivazione extra, vogliamo sentire ancora una volta il nostro amico italiano, il nostro Lino Baratto che va a motivare i nostri... Ancora ne abbiamo 7, però come si azzerano poi? Come si ricomincia? Vabbè, non lo so. Andiamo, intanto sentiamo. Signori, I feel a little bit like an electrician who only has to fix a loose connection because everything else works. He puts the right plugs together and suddenly everything is under high voltage again. Ah! Who of you was the dad? Ma che cazzo adesso? Ma che cos'è? Vabbè, comunque parlavo di una presa elettrica che era stata sistemata ad alto voltaggio. Beh, cose strane. Comunque, McCanuff, Sisse, Adams, niente, il tiro dalla distanza non va. 1-0, attenzione, calcio di punizione, cerchiamo il raddoppio così da chiudere la partita. Maguire, il tiro, ecco, arriva subito, vedi che ci voleva. Mi ascoltano pure, incredibile ragazzi. Rocha, calcio di punizione, Sweeney, colpo di testa, passaggio filtrante, il tiro, aia, aia, aia. 2-1, attenzione, si riapre la partita. Calcio d'angolo e poi andiamo a fare una sostituzione. Brewster, in mezzo, Akinola, il tiro. Il pallone, spazza, dove è finito? Non si sa. Io volevo fare un cambio, scusi maestro, non posso? Fuori gioco, posso fare un cambio? Grazie. Allora, cambi, Turley per Bugatz, perfetto. Poi, infatti come vedete le facce ci sono già, poi Johnson, sì, per Wilkinson, assolutamente. Judd per Thomas. I nostri classici cambi andiamo a fare. Widdowson per McCanuff. E poi direi Wright per Sissé, che è anche ammonito. Occhio al Mansfield adesso. Pericolo. Quando mancano 9 minuti alla fine della partita. Ma è il tiro da centrocampo. E che mascara. Calcio di rigore? Veramente? Ah, all'improvviso. Gol. Rigore. 3-1. Dai. Certo. Pesa molto, secondo me, l'assenza di un 3D. Vedere la partita così, ragazzi, è pesante. Io non credo che a livello proprio di programmazione ci voglia poi così tanto. Non dico a fare il 3D, che richiede magari un lavoro aggiuntivo, ma mette due pallini stile 2D di Football Manager. Oh, attenzione, intervista web. Mazza, mi è caduta l'acqua. Seven Klaus, quando non rispondo... che mi ha chiesto? Ah, come credo abbia giocato il risultato? Prestazione della squadra. Grande. Per l'arbitro non è stata una partita semplice. Esagerato. Risposta, risposta. I migliori al mondo, sì. Abbiamo risposto? Probabilità tifosi meno 1, probabilità pubblico meno 2. Ma come, ho detto che sono i migliori al mondo, meno 2? Ma ho risposto, sì? Boh, vabbè. Ancora io vago nell'oscurità più assoluta. Il Baratto ha chiesto alla squadra di dare il tutto per tutto. Questa è la considerazione del post-match. Oh, benissimo. Nuovo record. Record di partite consecutive senza sconfitte 9. Grande, grande, grazie ragazzi. Leyton Orient, la tua conoscenza del giorno in Inghilterra è migliorata grazie ai nuovi contatti.
Oh, bene. Musica che si accavallano. Di solito proprio un'ignoranza incredibile. Abilità nascosta scoperta. Tornando in seconda Aaron Bennett ha scoperto che Boatams ha già compiuto un 15% di progressi nell'abilità istinto del gol. Grande a istinto del gol. Eccolo qua. Allenamento. Obiettivo di allenamento attuale. Ok. Quindi istinto del gol per Abu Adams. Giusto? Allora, vuoi far avanzare un giocatore in particolare? Abu Adams. Posso metterlo a questo punto? Abu Adams. Incremento l'elemento aggiuntivo per tutti. Che andremo a spendere grazie a un punto azione. Vabbè, famo pure questo. Migliora squadra qua. Questa è la prossima partita. E mentre qua sempre recupero, che finora ci sta portando bene. Possiamo avanzare. Ok, nulla di programmato in questa settimana. Adesso siamo... l'FA Cup, ragazzi. Lincoln City. Anche se io darei priorità al campionato, sinceramente, visto che stiamo andando così bene. Abbiamo anche staccato l'Oldham Athletic, se non sbaglio. Dunque, io qua farei riposare un po' i nostri attaccanti. Soprattutto Connor Wilson. Un attimo, Connor Wilson. Possiamo mettere Dennis Lewis, Jordan. Possiamo mettere... aspetta, Ah, questi sono infortunati. Clay Craig per Abu Adams. Poi Wright. Lo mettiamo qua. Angle lì per... no, va bene, attacco non siamo già a posto. In realtà possiamo mettere Widdowson titolare. Possiamo mettere anche Sissé. No, Sissé era già titolare prima, quindi no. Oh, Johnson Colso qui per lui. Appe lo spostiamo anche. Ma non ci sono più centrali? Ma veramente? Non abbiamo centrali di difesa? Ma questo è un po' un problema, effettivamente. Potrebbe rappresentare un attimo un problema. Ci adopereremo nel mercato, ragazzi. Che vedo di... ok, andiamo. No, non facciamo nessun discorso. Ci riteniamo, visto che sono limitati. Contro il Lincoln City, che è di categoria superiore alla nostra, quindi anche una sconfitta non sarebbe assolutamente deleteria. Got il passaggio verso Johnson. Jones, Mr. Jones, dribbla, si fa tutto il traversone, poi il passaggio, tira. Ah, Viguru raccoglie, pensavo fosse gol, invece niente, bravo Viguru. Calcio di punizione, ancora il Lincoln City che avanza. Jones, Tardieu, il tiro, fuori. Ah, qua posso vedere anche le statistiche. Oh, mettiamoci così, statistiche partita, perfetto. E possesso palla, appannaggio di chi è? Non c'è, è che intanto c'è il gol, ma ci può stare. Squadra in casa, squadra in trasferta. Eventi. Viguru, la para. Calcio d'angolo ancora. Jones, non mi convince per niente, ragazzi. Questa... basta, vibra tutta la cosa. Questa visualizzazione mi convince poco e niente, purtroppo. Clay, vediamo se ci sarà il gol, il tiro dalla distanza. Palmer, la para, sicuro. Finisce il primo tempo, va bene. Calcio punizione, attenzione. Maguire la mette in mezzo, Johnson di testa. Bravo Palmer, la va a parare. Goz la passa verso Tardieu. Johnson il cross. Morton il traversone, scalla il tiro. 2-0, ma ci sta ragazzi, ci sta assolutamente. Va benissimo, siamo scesi con la formazione B. Un grande turnover contro una squadra che è di livello superiore alla nostra. Guardate, loro hanno... una stellina argento, noi abbiamo due stelle bronzo, quindi vi fa capire quanto alto siano di livello rispetto a noi, i nostri amici del Lincoln City. Tardi è il cross, la mette in mezzo. Che è, si è bloccato? No, vabbè, è finito nel cross quell'azione. Morton che la passa, Scully, Johnson, Jones, Morton, Tardi è il tiro, fuori. Facciamo qualche cambio. Nel frattempo che lui va avanti, io metterei Turley per Akinola, che è molto stanco. Sì, poi. In realtà non vorrei mettere nessun altro, perché Judd per Thomas. Perché questi li vorrei far riposare, più che altro. Angle lo possiamo mettere per Danny Johnson. Tutte gente che non gioca quasi mai. E Wilkinson per Dennis. Facciamo così, dai. Ok.
Jones, passaggio lungo per Johnson che dribbla. Il cross, Morton di testa. Vabbè, un altro gol. Niente, 3-0. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Nart, vabbè, basta però. Ma che, un'azione al secondo? Basta, basta. Bella anche qua le fake up. Cartellino giallo per Tarley per una gomitata. Tarley, passaggio, vediamo se c'è il gol della bandiera. Widdowson, Clay, il tiro di Angle, Palmer si tuffa e la para. Ancora calcio d'angolo. Vabbè, dai, non ce ne frega più una mazza. Finiamo, dai, noi vogliamo andare in campionato. Ma c'è un modo invece per salvare la formazione titolare? Stile PES, diciamo, stile Football Manager. Non ci ho fatto caso, sinceramente. Angle, il cross, Maguire. Niente, non riusciamo a fare neanche il gol dalla bandiera. Cartino rosso. Ah, per loro però, ok. Cartino giallo invece per noi. Basta, ok, è finita. Va bene, ci stava, ci stava. Peccato perché l'FK in realtà è molto affascinante, però non abbiamo ancora una squadra degna per poter affrontare questa competizione al meglio. Non c'è da vergognarsi quando si perde contro un avversario così forte. Assolutamente sono d'accordissimo. Quindi andiamo avanti. Vedete che non andiamo neanche al menu principale perché c'è subito la partita contro il Grimsby Town, 228 km di distanza da Londra. Ok. Ah, quindi già l'ha salvata praticamente. Questo cos'è? Ah, possiamo vedere anche gli avversari? Credo di sì. Trova Boni, Max Wright. Sì, credo. Ok, siamo messi un po' male a livello fisico, specialmente in difesa, quindi proviamo Coulson qua. E hanno pure riposato. Tarley per Happe. Bugaz resta. Wilkinson possiamo metterlo. Possiamo mettere al suo posto Johnson. Bene. Per il resto possiamo andare avanti. Dai. Sì, infatti. Sì. Era trova buone. Sì, era la formazione avversaria. Allora, quella di oggi è una partita importante, ragazzi. Vai. Contro i quindicesimi in classifica. Noi siamo primi in testa. C'è subito il Grimsby Town che avanza. Green Adams. No, era pal. Fallo di Ebu Adams. Calcio di punizione, però attenzione. Però qua abbiamo 4 stelle bronzo, loro ne hanno 5. Mentre lì ne avevamo solo 2. Boh, vabbè. Ah, perché giustamente avevamo tutta la formazione secondaria, diciamo così. Ecco perché. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Beh, mi fa piacere ogni tanto riesco a capire qualcosa. Ok, finisce subito il primo tempo. Stile di gioco, motivazione extra. Seleziona sempre italiano, protettore in vantaggio per il potere effettuare un danno alla tua squadra. Per farlo devi spendere un punto azione. Ne abbiamo ancora 6. E namo a. Ok, signori, solo così è chiaro. If your performance on the field doesn't get better in the second half, I will cancel your parking spaces in front of the training area. Allora, gli ha detto ovviamente se le cose non dovessero migliorare nel secondo tempo, cancellerò i vostri posti assegnati nel parcheggio di fronte al campo di allenamento. Quindi una minaccia proprio pesantissima del nostro Lino Baratto con il suo inglese perfetto, Maguire. Infatti vediamo, guardate quella squadra con che piglio è sceso in campo Adams, il tiro però c'è Scannell che però la va a parare. E ancora c'è il calcio d'angolo, va Brewster. Guardate che è proprio di categoria superiore, si vede dalle sue 5 stelle platino, il colpisce di testa, il gol di Coulson. Calcio di rigore, incredibile. Però è brutto. E va che palle, oh. Pure il palo. Dico, è brutto che uno. Cioè, non dà soddisfazione perché non vedi l'azione, non vedi come si è sviluppata. Subito così, all'improvviso, rigore. Ah, so pure uno indietro. Ah, ok, l'hanno pure espulso, non me ne ero accorto. Fuori gioco. Siamo al 66esimo, possiamo andare a fare un cambietto. Vediamo un attimo questa azione prima, Maguire. Brewster dribbla, dribbla, Brewster tiro. Ma dove tira? Ma come fa a tirare? Boh, vabbè. Boh,
Vorrei capirlo, ma evidentemente non posso. Allora, questa è la forma fisica, giusto? Lo stato. Ok, perfetto. Quindi lui è verde. Possiamo mettere right per Abu Adams, visto che è anche ammonito. Possiamo mettere Judd per Thomas. Poi Widdowson per McAnuff, assolutamente. Appe, verde, giallino. Clay per Sissé. Cambiamo il centrocampo. E vorrei cambiare anche un attaccante. Angle possiamo mettere per Danny Johnson. Perfetto. Oddio, perfetto. Abbiamo messo un pugno di pippe, però nulla ci vieta di andare a vincere anche questa, ragazzi. Incredibile, ma vero. Vediamo che ha fatto. Ok, siamo tutti uguali, giusto? Classifica in casa, questo non ci interessa. Quindi siamo più 4 dal Port Vale. Oldham è al terzo posto e siamo a più 5. Oh, ragazzi, zitti zitti, qua non so sa come, ma stiamo andando. Feed le notizie web. Ah, qui il calcio è ancora sangue, sudore e piaghe. In bocca al lupo per la prossima partita. Mi piacciono gli hashtag perché mi ricordo dei waffle. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Dai, è finita la settimana. Intanto il Leyton, un altro record, 10 partite in campionato senza sconfitte perché abbiamo perso in FA Cup. E un altro giocatore del vivaio, Lincoln Hughes, che avanza di livello. È sempre una pippa immonda, però ci fa piacere che lui avanzi. Bene, bene. Un attimo, andiamo nella schermata principale, che così io salvo. Si può salvare? Sì. Leyton, ok. Copia. No. No, ok, scusa, era questo. Scriviamo il salvataggio. Perfetto. Va bene, ragazzi, anche questo episodio è finito. Stiamo andando alla grande, direi. A parte l'eliminazione in FA Cup, ma vabbè, lo aspettavamo. Siamo al 19 ottobre, quindi tra 2 mesetti circa dovrebbe aprirsi anche il mercato invernale. Mi raccomando, bella condizione di iscrizione. Passiamo anche alla nostra full cam. Spero che questa serie comunque vi stia appassionando, vi stia piacendo, anche se ci sono tantissimi punti oscuri ancora che aleggiano su questo titolo. Come sempre, vi voglio bene e noi ci vediamo domani con dei nuovi fantastici video. Ciao!